Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi è sabato, il giorno della Chiesa, come sappiamo, dedica un particolare ricordo della Madonna, e per noi è motivo doppio oggi di particolare devozione mariana, perché siamo nel pieno delle celebrazioni della festa della Madonna della Vittoria. Questa sera, come sappiamo, ci sarà la solenne processione, domani la rievocazione storica. Abbiamo anche vissuto in questi giorni, ecco, questa prima esperienza molto bella nella visita della Madonna ai nostri rioni, durante la quale, se avete fatto attenzione, io ho affidato ciascun rione alle cure della Madonna. Stiamo celebrando infatti la messa che si chiama Affidamento della Beata Vergine Maria, perché il primo affidamento delle persone alla Madonna lo ha fatto Gesù alla croce, dicendo a Giovanni: donna, ecco tuo figlio. E a Giovanni poi ha detto: ecco la tua madre. Abbiamo meditato in questi giorni su questo singolare miracolo che la Madonna ha fatto, aprire gli occhi. E a proposito, vi comunico che pronto, sono riuscito a fare, però ci stanno già in fondo, un muscoletto con i racconti, con i due racconti del miracolo che abbiamo letto in questi giorni. Poi ce n'è anche un altro di cui parlerò nelle messe domenicane, già pronto. E abbiamo visto questo particolare miracolo di aprire gli occhi e guardare intorno, come per dire: non vi sfugge niente. Quindi questa attenzione, questa cura, questa sollecitudine che la Madonna ha manifestato in maniera straordinaria in questo modo, quindi per ricordarcelo. Quindi la Madonna guarda verso di noi e si prende cura di noi, solo che adesso bisogna vedere se noi guardiamo verso di lei, perché le cose funzionano quando il movimento è doppio, è sempre doppio, sia con Dio che con la Madonna. Sapete che la Chiesa ci insegna che il Signore ci dà tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, ma alla grazia noi dobbiamo corrispondere, dobbiamo cooperare. Se il Signore ti ispira nel cuore, vatti a confessare, quella è una grazia, ma tu devi prendere le gambette e andare a confessionare, dove hai preparato la confessione, e prepararti bene. Il Signore un giorno ti ispira: vada in messa oggi, e tu dici: no, non me va, non hai corrisposto alla grazia. Se tu corrispondi alla grazia e te ne vai a messa anche non essendo obbligato, e così vale per tutte le cose, no? Ecco, quindi a questa apertura degli occhi nei confronti della Madonna, piano piano dobbiamo imparare a aprire i nostri occhi a Maria, quindi imparare a conoscerla innanzitutto un po' di più e a pregarla. Non è certamente un caso, insomma, queste sono grandi grazie, spero che il Signore conceda a ciascuno di nostri cari figlioli, in maniera di comprenderlo, che poi la scelta di celebrare questa festa, come dirò nelle omelie di questa domenica, è stata volutamente stabilita nella seconda domenica di ottobre, che è la festa della Madonna, cioè che è il mese del Rosario, e il Rosario è un ottimo, d'accordo, modo sia per mettersi sotto lo sguardo di Maria, perché con il Rosario noi la invochiamo, sia man mano che si impara a pregare meglio il Rosario, per contemplare, perché il Rosario è una preghiera anche contemplativa, perché ci mette dinanzi, adesso anche che San Giovanni Paolo II ha messo anche i misteri della luce, tutti i misteri della salvezza, come dei fotogrammi, una parte dall'Annunciazione che finisce con la glorificazione di Maria, facendoci vedere tutti i misteri della nostra redenzione. Quindi sapete, il Rosario si può fare anche meditato, quando lo facciamo durante le veglie serali, che ci vediamo per il tempo, generalmente meditiamo un po' i misteri, quindi per entrare un po' a fondo e vedere anche come Gesù e Maria hanno operato per i misteri della nostra salvezza. Ecco, quindi rinnovando tutti noi, specialmente chi è consacrato alla Madonna, il nostro affidamento e consacrazione al cuore immacolato di Maria, ecco, la preghiamo, continui a spandere grazie in questi giorni su questa comunità, che possano trovare un terreno fecondo, ecco, perché alla rinnovata presa di coscienza della sua premura e attenzione materna possa corrispondere anche da parte di tutti una rinnovata accoglienza e ricambio alla Madonna del suo amore e della sua cura verso di noi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.